senza farlo apposta. Durante domenica in Mara Venier attacca Barbara D'Urso. Il motivo? Non può nominare il caffè e quindi offre ai suoi ospiti il tè. Sappiamo bene che la Carmelita Nazionale è solita offrire il caffèuccio agli ospiti e al suo pubblico. Mazia Mara ha avuto tanto da fare soprattutto nell'intervista con Stefano De Martino e l'ipotetico avvicinamento a Belen. In più il gossip sarebbe stato confermato da Jeremias Rodriguez, che a Verissimo ha parlato di un ritorno di fiamma tra la sorella e l'ex ballerino di Amici. Proprio dalle sue parole era emerso l'entusiasmo di tutta la famiglia per la notizia. In particolare quello di Santiago, che non ha mai visto i suoi genitori insieme. Anche Belen aveva dichiarato, sempre alla Toffanin, rimanendo però molto sul vago, di aver provato ad andare avanti e rifarsi una vita dopo Stefano, senza riuscirci. Fisico bestiale. Ieri più che mai Mara Venier attacca Barbara D'Urso. Tutto in riferimento al caffèuccio offerto dalla Carmelita ai suoi ospiti. Zia Mara però, offrendo il tè a Stefano, ha parlato del riavvicinamento con la Rodriguez. Nonostante i due siano stati visti più volte insieme, non c'è ancora stata una conferma ufficiale di questo ritorno di fiamma. Anche durante l'intervista di oggi De Martino non ha ammesso o negato nulla, neanche quando Mara Venier, da osservatrice esperta, ha notato un dettaglio importante e l'ha provocato dicendo: "Ti sei rimesso la fede". Il ballerino ha parlato invece della collega di Made in Sud dicendo: "Ormai io e Fatima facciamo coppia fissa", riferendosi però solo al loro rapporto lavorativo. A questa frase lei ha risposto con tanti complimenti per Stefano: "Sa cantare, ballare, recitare e suonare, sa fare tutto", oltre ad esprimere apprezzamento per i suoi addominali. Niente caffè. Mara Venier attacca Barbara D'Urso durante l'intervista con Stefano. Infatti, la padrona di casa non ha risparmiato la frecciatina alla D'Urso, in merito alle vicende del caffè Gate, per cui sarebbe stata accusata di voler imitare la collega, dal momento che ha più volte offerto un caffè ai suoi ospiti.